Non abbiamo fatto in tempo neanche a sentire l'odore che c'è stata l'esplosione. Io ero nel mio ufficio, non ho visto fare i lavori, sicuramente c'era un responsabile tecnico che li stava seguendo, è pur vero che quando siamo usciti fuori non c'era più nessuno di loro. Si è ferito quando è successo l'esplosione? Perché ho visto mio figlio con sangue e mio figlio così che ho visto. E tutti spaventati più che altro. È una cosa proprio che mandi i ragazzini sani e ti ritrovi, guarda come li ritrovi dopo. Durante dei lavori che venivano eseguiti sulla sede stradale si è verificata una fuga di gas a seguito della quale è intervenuta un'esplosione. All'arrivo sul posto ci si è preoccupati soprattutto di verificare che non ci fossero altre persone coinvolte, oltre 5 feriti e soccorsi. È successo che in mattinata c'erano dei lavori sul corso principale e purtroppo è avvenuta un'implosione che ha coinvolto parte del comune stesso. Ditte subappaltatrici che stavano svolgendo dei lavori. Erano in corso dei lavori di carotaggio sul corso principale, esattamente di fronte al comune. Uno studio era incaricato di fare delle indagini geognostiche e c'è stata una rottura di un tubo del gas. Non abbiamo fatto in tempo neanche a sentire l'odore che c'è stata l'esplosione. Ci siamo aiutati e coordinati tutti per evacuare l'edificio, il sindaco è stato l'ultimo ad uscire e infatti è il più ferito perché ha un ustionato grave, insieme a un delegato e il comandante della polizia locale. Siamo riusciti ad evacuare, accanto al comune c'era la scuola, attiva soltanto la scuola dell'infanzia. Anche loro ben coordinati sono riusciti ad evacuare la struttura. I vigili del fuoco hanno provveduto ad individuare il guasto e cercare di capire se si riusciva in un certo senso a chiuderlo immediatamente. Questo non accadeva, pertanto abbiamo fatto evacuare tutti i palazzi vicini. Ora sono assistiti dalla protezione civile. Io ero nel mio ufficio, non ho visto fare i lavori, sicuramente c'era un responsabile tecnico che li stava seguendo. È pur vero che quando siamo usciti fuori non c'era più nessuno di loro. Io dall'ufficio ho sentito solamente una deflagrazione e tutti quanti i mobili, insomma, che volavano all'interno del corridoio e uscendo una nube di fumo, logicamente con un caldo insopportabile, tanta paura. Quello che genera è paura e logicamente l'ansia di capire come stessero le persone, visto che io stavo, insomma, in ottime condizioni, le persone insieme a me, capire, insomma, gli altri nei piani inferiori quanto fosse stata grande la deflagrazione e quanti, insomma, danni avesse riportato alle persone fondamentalmente. Mi sono sentito una persona fortunata perché 2 minuti prima stavo sulle scale dove si sono verificate, insomma, e le ferite maggiori alle persone. Tutto quanto quello che c'era all'interno del comune era distrutto, insomma, c'era una parete, addirittura una stanza al primo piano completamente divelta, infatti lo stabile all'esterno è rovinato. È stata rovinosa, insomma, abbiamo visto che era tutto quanto da operare, quindi abbiamo capito, insomma, la gravità dell'esplosione. Si è ferito quando è successa l'esplosione? Perché ho visto mio figlio con sangue e mio figlio così che ho visto. E tutti spaventati più che altro. È una cosa proprio che mandi i ragazzini sani e ti ritrovi, guarda come li ritrovi dopo. E per fortuna lui stava sotto scivolo, che sennò magari succedeva pure altra cosa. Giorgio, reggi questa qua un pochetto.